Siamo alla 130esima o forse anche più edizione della Via Crucis Sarrio Nero in Vulture, che sabato 30 marzo sfilerà per le strade cittadine, partendo dalla sede della confraternita al Virgo Carmeli di Sant'Antonio Abate. È con noi Rosa Prezioso, che da decenni si spende per mettere su questa manifestazione, per mantenere viva e attiva questa tradizione rionerese, appunto, che dicevamo è più di un secolo, prendendo spunto dalla secolare, plurisecolare Via Crucis di Barile, della vicina Barile, importata qui con gli albanesi del XV-XVI secolo. E allora, Rosa Prezioso, un ulteriore sforzo, anche quest'anno ce l'abbiamo fatta. Sabato Santo, Rio Nero vedrà la sua processione, come si dice, o isborch per dirla in dialetto antico. Sì, effettivamente anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, c'è molto entusiasmo fra i figuranti perché oltre ad essere la rievocazione di un momento sentito, religioso come atto di fede, c'è anche la capacità di aggregazione di questo gruppo di lavoro che si scopre amici nuovi o amici vecchi che vive questa esperienza. Chi in maniera più sentita, chi in maniera più ludica, diciamo, anche se improprio il termine, però si lavora bene e si spera che il tempo ci accompagni e che la processione possa Si uscire. coglie comunque il sentimento di fede, il sentimento di voler essere parte attiva di questa rievocazione che ha più di 2000 anni, quindi di essere non soltanto tradizione o, se vogliamo, talvolta anche una sorta di esibizione, anche se brutta la parola, però si sente, si avverte il senso spirituale di far parte, di portare questi costumi antichi in nome di Gesù. Questo è certo perché per taluni figuranti c'è un percorso proprio di fede, per cui chiedono il supporto anche del sacerdote che li accompagni. Specie, diciamo, le figure come la Sì, Madonna e il Cristo. sono, ma anche figure minori, Sì. però gente che lo fa molto spesso anche per voto. Per esempio, il Cristo incappucciato, che poi il Cristo alla colonna, il Cristo Che è una fustigato, è figura faticosissima. faticosissimo, sì, perché cammina piegato in due, Scalzo. ovviamente lo fa in anonimato. I Cristi nella processione a noi sono cinque, perché noi la processione parte È una dal. sceneggiatura, appunto, che Sì, nasce sono dall'arrivo a Gerusalemme, 7 giorni di nelle vita di palme. Gesù, sì, Sì. fino al Golgota. E c'è il Cristo, l'ingresso a Gerusalemme, c'è il Cristo fustigato, appunto, il Cristo quindi alla colonna, il Cristo con la canna, Gesù re dei giudei, c'è il Cristo alla croce e c'è il Cristo che Cristo non è perché non può essere perché la resurrezione ancora non è avvenuta, però noi lo chiamiamo l'angelo della resurrezione, che è stato introdotto poco tempo fa da me, ma che suggestiona moltissimo, veramente, I dopo. costumi hanno anche un richiamo, diciamo, cinematografico, l'abbiamo detto anche in altre edizioni. Ma secondo me perché la storia di Cristo, la vita terrena di Cristo è stata riprodotta in lungo, in largo, da sempre e da tutti. Quindi è inevitabile che no, è difficile trovare una originalità. Io mi consolo dicendo che ho rigorosamente osservato quelli che potevano essere i costumi dell'epoca, le tradizioni, il tipo di tessuto, le situazioni climatologiche, climatiche Sì. Beh, anche, e quindi ho te c'è fatto. un'antica tradizione, insomma, da regia, da scenografa, da costumista, Questo insomma, sì, perché mi decenni e piace, sì. decenni di palcoscenico col gruppotto, quindi hai questo studio alle spalle. Mi dispiace certe volte per non mortificare chi si propone come aiutante, utilizzare anche certi eccessi, tra virgolette, che io vorrei non tener presente, ma non, mi dispiace anche mortificare eventuali collaboratori. Va Non bene, credo di essere va bene. una prepotente. È stato fatto un catalogo qualche annetto fa e quindi hai raccolto molto materiale fotografico, molto si è perso appunto parlavi di un'alluvione di qualche anno fa, quindi è il catalogo che ho avuto il piacere e l'onore di consegnare nelle mani di Papa Francesco qualche anno fa, grazie all'organizzazione dell'Aido,
presieduta da Biagio Cringoli. E quindi abbiamo fatto un bel lavoro e la nostra Via Crucis è ormai conosciuta anche a livello vaticano, ma già da molto tempo prima. Armando, veramente la confraternita, la comunità di Onirese ti siamo enormemente grati per questa tua cosa, quello che hai fatto, insomma, aver dato intanto questo catalogo che è bello, a mio avviso, curato, al Papa, l'hai donato al Papa, consentendo così a un più ampio gruppo di persone di conoscere la nostra tradizione. Purtroppo le foto, i documenti che erano custoditi a Sant'Antonio in un'alluvione terribile di una trentina di anni fa è andato tutto distrutto. Quindi magari poi c'è anche qualcuno che magari ha impersonato qualche personaggio nella processione, tiene le foto, però ne sono talmente gelosi che non collaborano. Poi figure che abbiamo, sono state appunto introdotte, dicevamo, con la processione di Barile, e appunto immagini un po' blasfeme, tipo la zingara, oppure se vogliamo recentemente la tentazione. Sono figure che comunque controbilanciano, danno un senso più di, diciamo, di attualizzazione rispetto al messaggio antico. Sì, intanto la zingara di Barile, l'abbiamo sempre detto, rappresenta il costume, indossa il costume popolare albanese, questi nastri, questi bellissimi. E che indossa chili di oro. Sì, tutti i personaggi della tradizione barilese, si dice così, sono carichi d'oro, da Pilato, Erode, fa proprio parte della loro concezione. Invece la zingara, e quindi erroneamente chiamata zingara, ma questo personaggio serviva al popolo a ricordare il vissuto e quello che era il loro trascorso. Forse c'era anche un senso, diciamo, di discriminanza nei confronti della, oppure va detta anche in questo senso la denominazione appunto di zingara. Zingara fu, può darsi, come sì, elemento negativo nella società, diciamo. Così l'ho intesa io invece, perché la zingara rappresenta il male è presente in ogni momento, e se il male è assenza, il demonio, il male proprio, assenza di luce, quindi veste di nero, è ricoperta d'oro, ma l'oro è lo strumento per eccellenza di del potere, della corruzione. Qui sono molti elementi, sì, diciamo, di antropologia, ma anche di sociologia. E quindi in tal senso questo significato ha, sì, mi vanto del fatto che le nostre zingare sono coperte da 10-11 kg di oro. Le persone che vedono i filmini o le foto, no, ma questa è bigiotteria, è falso, no, è oro. Perché chi dispone l'oro sull'abito, lo stilista Peppino Placido, che è una persona garbatissima, di una grande sensibilità, se ha tra le mani un oggetto che non è d'oro, lo scarta. Quindi quello è oro, tanto è vero che i carabinieri, ne so quattro, che accompagnano la zingara. Certo. Personaggio pericoloso. E quindi in questo senso. Questo è anche un punto importante. Secondo me è proprio questo significato che va sottolineato. Il Cristo penitente che prende su di sé i peccati del mondo, e la zingara che produce peccato. Abbiamo lanciato una sorta di provocazione, un po' tra virgolette, di quest'anno, con gli episodi che accadono, un clima belligerante, un po' in ogni quello che ci bombarda appunto la televisione, la stampa, con le tragedie che avvengono nel Mediterraneo, di inventarci un Cristo di colore. L'ho lanciata a te, al Vescovo, ad alcuni sacerdoti, ai parroci, non è stata accolta come, diciamo, come messaggio innovativo. Beh, ne abbiamo parlato, Armando, è un elemento troppo forte e di rottura per una società che ancora, almeno nel nostro piccolo, è animata da sentimenti non proprio, come dire, innovativi, così, tradizione radicata. Sì, della tradizione, sarebbe proprio un colpo terribile, va preparata, ecco, questo sì, nel futuro sarà senz'altro così, perché è giusto che sia così, ma al momento è troppo
precoce la cosa. I personaggi, quindi la Madonna, Cristo? Sono dolcissimi tutti quanti. Ci sarà come sempre la drammatizzazione al Calvario. Sì, sì. Allora, devo fare una precisazione. La processione prende forma definitiva a Sant'Antonio, quando al gruppo che si è avviato dal centro sociale, non al gruppo, ai sì. figuranti, dal sì. centro sociale dove c'è la vestizione dei personaggi, si aggiungono le statue. L'unica processione dei dintorni che ospita, porta le statue della Chiesa, Cristo della Madonna addolorata e del Cristo morto in processione. Questa è l'unica, infatti è la nostra una processione, non una sfilata storica come molti dicono. Beh, insomma, centinaia di figuranti, 180 contati dalla brochure. Sono tanti, quindi sì, mettere insieme sì. i costumi. È pazzesco, ci vuole. Quest'anno poi è stato tragico, Armando, perché essendo stato trasformato il centro sociale in una scuola, quindi i locali occupati dai bambini della scuola elementare, e noi ci siamo visti persi. Certo. E io non so sabato mattina cosa accadrà, perché nell'auditorium, fra l'altro con un look nuovo, queste bellissime poltrone nuove che sono state sistemate, si sono ridotti gli spazi, l'auditorium. E tutto il resto che prima veniva vestito al piano superiore, dove c'erano ampi locali. È occupata adesso dalle scuole, quindi sono molto difficoltà proprio di spazi. Sì, è una questione di spazi. Anche perché io così non riesco a tenere sotto controllo l'intera situazione, perché distribuiti, devo dire la verità, la dirigente e il corpo docente sono stati disponibili ad ospitarci, non era una cosa scontata. Però nelle aule dividere i gruppi, certo. Speriamo che vada tutto bene. Andrà tutto bene, perché ci guarda, perché si fa qualcosa per la fede, sì. Quindi abbiamo fede in questo senso. Un'ultima battuta, Rosa, dicevi le altre cittadine piccole dove appunto si svolgono Via Crucis, appunto la stessa Barile o Atella, per restare qui nelle vicinanze, c'è problema di ricambio generazionale, quindi non sono più giovani. Rio Nero resisterà, ci auguriamo. Ma resiste ancora, ecco, sì, resiste, perché c'è quella fascia di giovani, non più giovani, esiste una graduatoria che dice che si è fino a 75 anni si è giovani e anziani, quindi vabbè. Trentenni, quarantenni. Sono ancora classico, giovani, sì. E quindi c'è questo zoccolo duro che risponde bene. E i giovani, quelli che ci sono ancora, i liceali, eccetera, però devo dire una cosa, Armando, anche gli studenti fuori sede chiedono di partecipare alla processione, infatti per qualcuno ancora c'è la prova costume che la faremo venerdì, perché arrivano. Quindi grazie appunto alle sarte che collaborano. Sì, siamo un sarte, gruppo scenografi. Sparuto. Io ti vorrei far vedere che cos'è casa mia. Stamattina, ieri pomeriggio, ho dovuto disegnare con la pasta d'oro l'albero della vita sulle fasce delle ancelle. E quindi è bellissimo. A me mi piace molto, perché mi dà la possibilità di essere… Quindi una regia ad ampio raggio, factotum, quindi questo è importante, ed è il segnale che appunto la Chiesa è viva, la fede è viva in questa nostra città, la tradizione più che mai. Sì, è proprio così, ne sono convinta. Spero, mi auguro che duri. Ci auguriamo. Il prossimo appuntamento appunto è il 30 marzo, questo è il nuovo… La nuova brochure, sì. Grazie, con grazie a Rosa Preziosa, Madonna, per grazie l'impegno a voi. Che proponi, me profondi e con tutti i tuoi collaboratori. Grazie, grazie a voi. Grazie a Pino. Figlio mio adorato, tutto ora è compiuto. Simeone lo aveva predetto quel giorno nel Tempio. Donna, disse, sette spade trafiggeranno il tuo cuore e il tuo dolore sarà immenso, figlio mio. Si sbagliava. Non sono sette,
Ma mille, mille, mille volte sette sono le lame che straziano il mio cuore. Figlio, figlio mio, figlio. Lo so che è niente in confronto alle sofferenze che hai accettato per salvare gli uomini.